Buonasera. Giusto in tempo per il prologo. Batiserei di domanda, ti sembra più un gioco da tastiera o da controller? Perché io pensavo di usare il controller, però non ho idea di che gioco, cioè di come. Ok. Immagino sia... Non ho capito. Perché non mi hanno spiegato i tasti. Ok. Beh, col pad sì, il problema sarà poi magari se devo sparare. Aia. Ok, devo trovare una tanica di benzina. E a est potrebbe esserci. Ok, quello è per le skill. Non ho capito sta cosa del cercare. Non c'è niente. Sento casino da fuori, però da quel lato non mi piace sta cosa. Buonasera. Fammi compagnia, questo qua potrebbe essere un survival. Come cazzo si fa ad aprire le porte? Ok, ma vaffanculo. Ma perché non mi hanno spiegato i tasti? Aspetta. Allora, c'è una telecamera, una borsa medica e una foto. Ok. Sì, ma... Ok. Perché Transferol non li trasferisce tutti, come ho chiesto io? Vediamo questo. Taccuino vuoto. Ah, forse li possiamo esaminare, magari. Forse. Non capisco il gameplay, però. Posso chiudere le porte. Ok, quindi il protagonista è un dottore. Già mi sento calato nella parte. Si mangia. Immagino che si mangi, sì. Non, cioè, non il gioco. Se si mangia è sicuramente un survival. Il moonshine. Ok, c'è qualcuno chiuso qua dentro. Va bene. Ecco perché sento casino. Comunque sì, sicuramente è un gioco da fare con le cuffie. Ok. Allora devo trovare il mio armadio. Within your reach. Mi sa che il tutorial non è per il controller. La preferisco accesa. Ecco finalmente. Ah, moonshine questo è, ok. Forse transferol è quando ce ne sono più di un'unità. Matchstick. Questo può servire.
Se uso il conto, c'è la tastiera. Non è che cambi granché. Poi è tutto pixelato, non si può ingrandire, non lo posso leggere nemmeno volendo. Ah, abbiamo un po' di trivia. Il Moonshine è l'alcolico autoprodotto durante il proibizionismo dei primi del Novecento. Vero o falso? Rag e la chiave. Ah, perfetto, questo mi serviva. Non credo di... Esatto. Non posso interagirci, ok. Mi sono appena alzato, quindi non devo tornare a dormire. Oh no. Ah no, è questo, ok, calma. Poi la corrente costa. Ok. Right shoulder. Ma non è vero. Sono sbagliati i tasti, vabbè. No, non è questo. Non è... Questo è tipo... Ok. No, aspetta, devo... Cazzo però, eh? Allora, devo aprire l'inventario e trovare... Ma non c'è la chiave nel mio inventario. Ma perché non mi stanno spiegando come si gioca? Allora, se io premo right shoulder non fa niente. Anzi, questo è... Però non... No, secondo me non l'ho letto su Wikipedia. Ogni tanto dispensa nozioni. Mouse e tastiera? No, non lo so. Non riuscivo, non sono riuscito a capire se fosse un gioco da mouse o da tastiera. Però non so i tasti neanche sulla tastiera, quindi non è che mi cambia niente. Aspetta, va. Aiuto. Ma perché non ci sono i tasti? Già iniziamo malissimo, non mi spiega come si gioca, non capisco niente. Che cazzo è right shoulder? Ah no, Allora. Io ho trovato una chiave. Può essere che non l'abbia presa a questo punto? Ma che si fa? No, ce l'ho. Cioè, l'ho svuotato. Ok. Non sto urlando. Io ho sempre la voce bassa. Lo devo tenere premuto, ma vaffanculo. Ok. Ma lo diceva nella scritta che non l'ho notato io? Ma che, quale urlato, figurati. C'è il volume troppo alto, forse.
comunque un horror, è normale urlare. Vabbè. Un cane morto. No, non è ancora morto. Però dovrei dargli il colpo di grazia, vabbè. Allora, mi ha detto che devo andare a destra. Tra l'altro il personaggio si stanca pure a camminare. Ma magari a camminare no. Allora, c'è un tasto per saltare. Ho veramente difficoltà a ricordarmi i comandi. Cioè, l'avrò perché non, ancora non me li ha detti. Sto andando un po' alla cieca. Ho preso un'ascia. Aspetta, cos'è che ha detto? Allora, proviamo. Pillole, no. Alcol. Accetta. Trasferisci. Pick up. No. Porca troia, che cazzo di gioco complicato, inutilmente complicato. Cosa devo fare? Come faccio a usarla come... Forse se la metto... Ok. Che ho? E così attacco? Così attacco. Ok, ci siamo. Mi ha incontrato il primo nemico del gioco. A proposito, faccia da culo, ho urlato prima. Cioè, devo tener premuto. Ma guarda te, è complicato. Beh, raccogliamo tutto, immagino. Quello è solo un cartello. E il fatto che io abbia trovato una... Madonna, l'accetta si consuma. Il fatto che abbia trovato una strada l'ha appuntato, però no. Ah, c'è una mappa. Ok. Ok, quindi se io... Cioè stavo per morire di camminata. Hai la voce più alta del gioco. Beh, sì, è normale. Però aspetta, la proviamo a... Forse c'ho il microfono più vicino del solito, non lo so. Comunque, così dovrebbe andare bene. Più di così non posso parlare. Ok. Ah, guarda che figo che si muove il tronco. Se no posso alzare il volume del gioco, non lo so. Perché io questo, cioè io non lo so come si sente poi per voi, perché per me si sente sufficientemente alto. Sì, è un sub è tripla A con il trucco. Guarda, guarda già come si muove la matita. Ha la stessa stamina mia il personaggio, due passi. Sì, anch'io sono così. Allora, c'era una strada che aveva trovato, ma non era qua, vero? No, era quella giù. Oppure è letteralmente questa strada. Va bene. Minchia figlio, però, calmo. Quindi, tipo, il problema sono questi...
Questi boschi che si sono mangiati piano piano. No, 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 no. Non c'è un tasto per non correre. No, devo. Ho trovato un albero caduto. Ah, aspetta. Fallen Tree è il nome della location. Ok. Fiammiferi, legno. Ecco, vabbè, prendi. No. Sa che l'inventario non è infinito. Devo craftare una torcia. C'è il crafting. Ok. Aspetta, com'è che si fa? Trasferisci. No, pick up. Madonna, che complicato. Ok. Ma siamo sicuri che sì, serve. Battuta low tier, no, non è vero, è bellissimo. Chiaramente un survival. Oh, penso che sia già definibile un survival horror. Survival in generale c'è da decidere. Quindi noi siamo qua, dobbiamo andare verso l'alto. Tipo. Casa abbandonata. Quindi adesso siamo qua. Siamo entrati da in basso a sinistra, devo arrivare in alto al centro a destra, tipo. No, io non devo barricare la finestra. Questa casa è aperta o chiusa? La torcia non sembra che si stia esaurendo. Quindi gli alberi si assorbono i cadaveri. Questo non lo posso manco esaminare, talmente è parte dello scenario. Ok, comunque è strano, cioè. Vedi, quando non sono illuminate le cose non. Cioè, vedo solo la geografia. La topografia, anzi. Ok. Già mi sono perso. Potrei riparare la porta, ma dovrei riparare la porta? E non è che voglio rimanere qua, io voglio andare avanti. Mi sa che sto andando avanti. Però piano. Chi va piano. Forse non dovrei avvicinarmi. Discorso, è quel discorso che facevamo quando c'eri anche te, di che cosa definisce survival un survival. Io sono un dottore e devo chiedere se ha bisogno di aiuto, ma aiuto mi sembra che se lo mangia benissimo anche senza aiuto. Dove mi trovo? Ancora nella zona della casa. Io lo terrei d'occhio, che non si sa mai. Facciamo il giro molto largo. Non capisco. Ah, perché se corro si gira. Ok. Ok, tutto questo non mi è di aiuto. Io non so neanche. Ah, è una persona. Che sta mangiando un'altra persona. Ho come l'impressione di non doverci.
Una chiave. Appena fatto un prigioniero. Ma io veramente sono solo andato a cercare della benzina. E fin qui siamo d'accordo. Ma perché ho così poca vita? Ah, proprio così. Dirmi che devo controllare lui. Porca troia. Non era il protagonista allora quello. Sto chiamando le autorità per mancato soccorso. Mi sa che il soccorso gliel'abbiamo dato in un altro modo. Penso che i giochi survival per essere chiamati debbano incentrarsi sulla sopravvivenza. E fin qui siamo d'accordo, deve essere il core gameplay quello della sopravvivenza. Per questo Minecraft è un survival fino a un certo punto. Ma secondo te manco The Forest è un survival vero? Però appunto è lo stesso discorso del... Ok, non ho niente. È lo stesso discorso de degli RPG che adesso sono... Cioè, indica una grande gamma di giochi che alla fine magari hanno una rollistica molto limitata. Senza entrare neanche nel discorso degli JRPG che è tutt'altro paio di maniche. Quindi posso fare un lockpick oppure le bende. Le bende hanno priorità, direi. Bene, adesso come le uso? Utilizzabile. Come si utilizza? Così? No. Porca puttana. Ma perché non mi spiegano niente? Aspetta. Ma vaffanculo. Quindi forse così. Non so il tasto. Ok, come usare un'arma? Ecco perché non avevo più la vita piena, perché non ero più il protagonista di prima. Ok, quindi adesso dobbiamo craftare un lockpick. Così. Una flashlight mezza rotta. Pala. Ok. Ok,
Immagino che dovremmo provare a smantellare la porta. Dipende qual è il gameplay dominante. Alla fine, su Subnautica ti posso dare anche ragione. In parte. Come su The Forest il survivalismo non è un punto focale? Cioè, non è il punto focale. Scusami, spiegami. La barricata è troppo forte per essere smantellata. E se faccio così? Non sembra che stia funzionando, a parte rompere la pala. Invece stava funzionando. Oh cazzo. Non c'è più. C'era una persona. Madonna. Ok, sì, è più sicura la casa, però... Ah, è un altro prigioniero. Quindi non ho la combinazione per la gabbia di quello lì. Strumenti medici mi può servire, siringa, la prendo. Non so dove l'abbia messa, perché non la vedo nell'inventario. Questa cosa mi sta dando molto fastidio. Ah, ok, se c'è il più posso fare più cose. Tipo posso trascinare la lampada. Ok. Cosa c'è nel guardaroba? Niente. Oh. Questo era il generatore. Succederà qualcosa. La benzina, ma non sono più la persona a cui serviva. Ok, la gamba del tavolo pure è utile. Ma porca troia. Deve equipaggiare la benzina per usarla.
Aspetta, com'è che si fa? Così. Madonna. Ha proprio dei comandi strani. Molto bene. Addirittura troppo luminoso. C'è una... Ma scusa, è un cadavere, però si sta muovendo. Cioè, la situazione è talmente drammatica che lui è stato rapito, tipo, eppure ritiene un'idea migliore rimanere in casa. Giusto, non ho il codice. Aspetta, stava dicendo qualcosa. La radio sta 4892. Allora, vediamo che succede. Non so se ho premuto qualcosa di sbagliato. Allora, Madonna, quanto avete parlato. Sera possiamo farci la foresta, non ce l'ho The Forest. L'ho provato però con l'account di Fred. Perché lo stavamo provando in VR. The Forest è un gioco horror in cui l'obiettivo principale è trovare tuo figlio. Ah, quello che stava sull'aereo. Devi pure costruire, sì, ok. Quindi tu dici che la parte survival è facile. Io ricordo che ammazzare un coniglio non è stato proprio facilissimo. Ma potrei ricordarmi male. Beh sì, se non mangiare ti porta alla morte, è sicuramente un survival. Vabbè, il fatto che ci siano i cannibali non è che non lo rende un survival, eh. La difficoltà non incide sul genere, è vero, perché per esempio il roguelite come genere è tendenzialmente difficile, ma non è necessario che sia difficile. E comunque i cannibali sono parte della natura, scusami, sono cannibali, sono primitivi. E io tra l'altro non ne ho incontrato manco uno, mi sembra, ci ho giocato qualche ora e non ne ho beccato manco uno. No, io ci ho giocato da solo, non... Allora, è aperta sta porta? No, mi sono scordato... 4892, meno male che... Cioè, io ho premuto start perché volevo mettere in pausa per leggere. E ovviamente start mi ha chiuso la cosa e basta, vabbè. Permesso. Devo dare un... Se uso no, ok, non si può usare. Non va bene.
Già meglio. Help me. Con closer. Ma com'è che non riesco? Cioè, è un buco nero? Porca. Porca puttana. Non me l'aspettavo un cazzo di agguato. Certamente non è l'oggetto più utile che potevo trovare in questo momento, però ok. Non lo sapevo che fosse intesa per il multi. Così le torce chiaramente survival. Sono saltata. No, no, non me lo aspettavo. Sinceramente no. Non mi aspettavo che mi avrebbe attaccato proprio così su due piedi. Cosa ha detto? Sì, lo sento. Cos'è successo? Sta succedendo. Non va bene. Ah! Ok. Era scriptato che venissi accoppato in questo momento. No? Stavo cercando di chiudermi da qualche parte, non lo so. No, penso di sì perché mi è uscito l'achievement che ho completato il prologo. A meno che per completarlo non basti morire. Capitolo 1. Ok, è diviso in capitoli. Mi piace questa cosa. Già guadagna punti. Che almeno so se sto andando avanti oppure no. Ok, questo sono io. È un inventario vuoto, tanto per cambiare. Qui c'è un forno. Ok. Ah, quindi c'è un gas che va distribuito nell'area per non morire. Ok. Però non protegge fino a un certo punto. E dice anche di tenere le luci accese. Lui è arrivato qua un paio di giorni fa. Non mi aspettavo delle scelte multiple così. Da quando è successo l'incidente, un paio di giorni fa, non sento né fame né sete. Continuo a pensare ai funghi, che però sembrano così deliziosi. Quindi devo cucinare i funghi. No, non ho dei funghi. Ok, quindi posso cucinare o esaminare.
Ci metterò un po' a far pratica con i comandi. La lampada non si accende. Di qua si esce. Questa è la mia mappa. Non ho skill. Ok. Ok, c'ho un diario però. Allora, l'incidente è quello che abbiamo appena vissuto. Temo. Quello lì in cui siamo stati attaccati. Evidentemente contaminati. Perché abbiamo la plastic chick, quindi. È l'unica cosa che ha senso, secondo me. Cosa ti devo ripetere, scusami? Io il wall text di faccia da culo, però non lo leggo. Annuisco lentamente mentre indietreggio e basta. Sì, The Starve è un survival assolutamente. Su questo siamo tutti d'accordo, voglio sperare. Perché se adesso salta fuori che tu dici che The Starve non è un survival, io veramente io esplodo, comincio a urlare sul serio. Sì, è un wall of text, il termine tecnico è quello. Per un sistema di messaggistica istantanea come la chat di Twitch, quello è tranquillamente classificabile come wall of text. A proposito, 12 settembre 1987. Non mi ricordo niente dall'attacco. In qualche modo sto indossando un cappotto. Non mi riconosco. Nozze, fame e sete. Ricordo la sua faccia, la faccia dell'uomo che mi ha salvato. E dopo mi ha tenuto prigioniero. Non so come ho fatto a scappare dalla sua capanna e finire qui. Quello che so è che mi ha preso la chiave, ok. La chiave era l'unica chance di scappare dalla foresta. Si è anche preso tutte le pagine dal diario. Non credo che sia stato lui. Dovrei controllare se la porta è ancora chiusa, giusto per essere sicuro. Lo devo trovare. Non credo che viva ancora nello stesso posto in cui mi ha tenuto. Non fa differenza. Anche perché non ho idea di come tornare in quel posto. Ok. Quindi questo è il diario con le date. E qua adesso inizia giorno 1. No, notti. Ho bisogno di tornare nel mio nascondiglio prima che. Ah, c'è il ciclo giorno-notte. La foresta mostra un'attività incrementata nel buio. Solo il gas protettivo nel mio nascondiglio mi può dare relativa sicurezza. Ok. Tutto. La foto di una strada, la strada verso casa. Non mi sarà affatto utile con la visuale dall'alto questa prospettiva, però ok. Comunque sì, anche io trovo che abbia una gran bella pixel art. Devo barricare tutte le finestre. Però ho bisogno di più wooden planks. Ah, qua posso riparare le cose. Ok. Posso anche trascinare questo sgabello, ma non credo che mi serva. Che figata che posso vedere nelle fessure. Allora, vediamo sti funghi.
Quindi io posso fare tipo così per bloccare questa potenziale uscita. Pare. Però non lo posso scavalcare. Dovrei barricare la finestra. Posso cucinare. Io volevo vedere però cosa c'era qui. Trappola per orsi. Ok. Altra roba. Corda. Alcol. Bottiglia. E il libro dei funghi. Wow. Di Gospodarsved Homem, che è il mio preferito comunque. Di esperti di funghi è senza dubbio il mio preferito. Come cazzo faccio a sapere adesso se i funghi sono commestibili o no, per esempio? Ok, dormire non mi sembra una buona idea. Io dovrei barricare tutto, ma non ho assolutamente abbastanza legna. Proviamo a cucinare sti funghi. Estrarre 10 essenza da questi. Ok, non sembra che però si possano cucinare. Il gioco sta salvando, questo mi fa piacere. Temo di dover uscire. Così è più facile poi a richiudere se lo dovessi fare. Okay, questa tra l'altro è la mappa, c'è la nebbia di Dark Souls qui che non so perché. Silent Forest, Old Woods, Dry Meadow. I'm here, ok. E qui c'è l'entrata per i sotterranei che non so. Cosa succede? No, io pure non l'ho capito il punto di vista, però è anche vero che non ho letto il Wall of Text. Sì, io ci ho giocato un bel po' a Don't Starve, sia normale che Together. E l'unica cosa che c'è stata in comune è che non sono mai riuscito a concludere niente. È la visione di chi ama i survival. Allora io ti invito a dirmi quali sono per te i survival veri oltre a The Long Dark. No, beh, Resident Evil è un survival horror che è un sottogenere. Perché? Perché comunque. Cioè, perché è un survival horror? Perché la gestione delle risorse è uno degli elementi più importanti. Io vado a prendere dell'acqua, eh. Aspetto la lista dei survival, la listona. Comunque faccio ancora fatica un po' con la gola. Allora, survival horror non è survival, cioè, proprio è un sottogenere. Anzi, a dirla tutta, il survival horror esiste da prima del survival, punto e basta, quindi stiamo proprio parlando di un'altra cosa. Sono abbastanza sicuro che non ci fossero dei survival. Cosa? Cosa ho fatto? Cosa ho toccato che non dovevo toccare?
Ho schiacciato i funghi e quello è stato male. Porca troia. Perché la porta l'apre così lentamente? Una nota. Accendere il generatore prima del buio. Nascondersi nelle ombre non farà niente di buono. Arriveranno in qualsiasi modo. E io come faccio a sapere? Cioè, è sempre buio, cazzo. Non ho mica un orologio. Molto bello l'audio di questo gioco, volevo dire. La persona si limita a Don't Starve e The Long Dark. Scappa in derapata, buonasera. Sì, Green Hell l'ho sentito nominare anch'io, anche se lo confondo sempre con quello in cui devi coltivare la marijuana. Però non sono sicuramente la persona più preparata in merito. Madonna, che strana la prospettiva, però, eh. Cosa sto facendo? Allora, io sono tipo più o meno qua sarò, ok. C'è un altro cadavere che mi era completamente sfuggito. Pillole. Gasolina. Cioè, benzina che mi serve. La potrei andare a versare nel generatore già, così mi libero lo spazio nell'inventario. Stiamo calmi. Si faceva così. Ok. Io però non ho idea di che cosa succederà la notte, non ho idea nemmeno di quando arriverà la notte. E non ho un obiettivo in questo momento. Cioè, sì, ce l'ho, è ritrovare quella chiave che mi serve per uscire dalla foresta. Cos'è? No, 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 no. No. Aia. Non ho niente equipaggiato per difendermi. Ok. No, no, non spingere, no. Cazzo, sta spingendo dall'altra parte. Io ho bisogno di controllare l'inventario. Cos'è che posso equipaggiare? No, il fiammifero no. La torcia potrebbe aver senso. L'alcol. Chiodi. Niente che possa essere utilizzato come cosa. Questo posso usarlo per curarmi, ok. Lockpick no. Mi servirebbe qualcosa che faccia danni, però vabbè. Cane non penso che entrerà dalla finestra. Ok, posso anche spostare l'armadio se dovesse servire, ma non credo. Beh, dai, sono sopravvissuto all'attacco del cane almeno. Comunque, ho giocato un po' a Mario Kart. Ho fatto, mi sembra, 4 campionati a 50 cc. A proposito di derapata. Che poi si dice derapata o deparata?
Probabilmente quello di cui stai parlando tu è il survival puro. Non so. Survival hardcore, magari. Project Zomboid è un survival, ok. No, non si dice sgommata, la sgommata è quella che fai nelle mutande. Meglio tornare al survival. Allora, se io sposto questo qua, come si cambiava arma così? Try out left shoulder. Ok, questo è l'attacco secondario. Sento i passi del cane, credo. Questi sono funghi velenosi, ok. Il cane viene da sinistra. Maledetto cane. Aia. Si è spenta la torcia. Vieni sui funghi velenosi. No, eh. No, mi è entrato il cane in casa! Oh, cazzo! Come che faccio a sconfiggerlo, sto cane? Eppure gliel'ho date con la torcia. Non posso attaccare, non posso dargli un cazzotto. Perso interesse, fantastico. Allora, craftiamo le bende. Ok, poi che altro posso fare? Le pillole, magari no. Il cavo. Cazzo, probabilmente la torcia mi sarebbe servita in altro modo invece che darla in testa al cane. Bene, mi sono tornato, cioè sono tornato a vita piena. Non ho un lockpick e non ho neanche come costruirlo. Cosa mi serve? Della corda. Non promette bene. Qui bello, sì. È andato come è venuto. Ok. Forse adesso posso craftare qualcosa. No, eh. Niente di nuovo. Pure delle pietre. Ok, non è subito chiaro cosa posso con cosa posso interagire. Gli oggetti si staccano l'uno con l'altro.
Ma l'inventario temo sia limitato. Minchia, quel cane è ancora vivo. Questa cosa mi dà un sacco fastidio. Cazzo. No, quello che mi serve è Wire, che sarebbe penso tipo del fil di ferro. Mannaggia. Ho trovato l'entrata per la foresta silenziosa, quindi sono qui, esatto. Vorrei far notare che l'ho messo alla difficoltà più bassa disponibile, che comunque sembrava abbastanza minacciosa dalla descrizione. Aspetta, com'è che si chiama questa? Silent Forest, ok. Ma lo capisco in qualche modo quando sta facendo notte. Oddio, cos'è? Era un animale. Ma non era aggressivo come il cane, almeno. La musica sembra Super Metroid quando arrivi su Zebes. Non mi fido di quel coso. Anche se non mi sta attaccando, non mi ci fido. Allora, questo è un altro potenziale rifugio. Credo. Ok, non ci posso interagire, pare. C'è un buco. Forse è meglio accendere il generatore giusto per vedere cosa succede. Ok, è infestato da qualcosa di tossico e dovrei liberarmene, che sono tipo questi insetti. Non posso usare questa asse di legno per attaccare. L'inventario è quasi pieno. Cazzo, è chiusa. No. Ok, questa roba è velenosa. Cioè, è dannosa. Immagino. Oh cazzo. Madonna, non vedo niente. Questa è chiusa in. E ci ho sperato per un attimo. Il protagonista sta per avere un infarto di nuovo. Allora, qui, ok, ho capito. Qui la casa è l'entrata per la Silent Forest. Questo vuol dire che noi alla Silent Forest non possiamo arrivarci da qui per il momento, finché non troviamo il modo di liberarci di quello schifo. Cos'è questa luce? È la mia luce. Sento gente che bussa. Non ho come difendermi. Ed è tutto così. Ok, devo. Ah, perché forse siamo al tramonto. Devo tornare al mio nascondiglio prima che.
che casca la notte. Ho trovato le case bruciate. Ok, che sono qua. Perfetto, quindi se vado a nord. Maledizione. Non posso craftare niente. Oddio, posso craftare le bendele. Però va bene, niente di importante. Adesso mi trovo qui. Ok, questa è l'entrata che dicevamo prima. E io sono qui, quindi a sinistra dovrebbe esserci casa mia, sperando che non ci sia il cane. Porca troia. Ma non si può trovare un altro posto dove vivere. Casa mia dovrebbe essere qua vicino. Cazzo, non ho il lockpick. Merda, senza una mappa dettagliata e con il mio senso dell'orientamento non andremo molto lontano. Che poi in realtà sto solo cercando di tornare al mio rifugio prima che si faccia notte. Dove sono? Sono nell'area di casa mia. Ok, questo è bene. E la casa dov'è? È questa. Ok. Devo solo rientrarci. Allora, il generatore era da queste parti. Madonna, è buio pesto. Dov'era il generatore? No, adesso sono fuori. Allora, stiamo calmi. Cazzo, non mi ricordo più dove stava il generatore. Posso fare una torcia? Ok. Già meglio, c'era un generatore da queste parti. Questo è il... Merda. Se solo mi ricordassi. Non posso sicuramente andare a dormire. Cazzo, io proprio non me lo ricordo. Tipo adesso sono all'esterno, minchia non si capisce niente. Quella roba lì è il generatore? Non mi pare. No. No, è qualcosa di molto peggio. Minchia, non ho idea. Il generale è dietro la collina, certo. Allora, il tramonto l'abbiamo già passato, siamo in piena notte, però non ho idea di dove sta il generatore. E il bello è che l'ho riempito di benzina. Questi sono funghi velenosi. Erano, sono spariti. Questo è il letto. Vabbè, morirò perché non riesco a ricordarmi dove sta e non si vede niente. È pericoloso cucinare durante la notte. Ok, dove posso trovare
Il generatore. Workbench, finestra, porta. Va bene, devo per forza morire. Perché non mi ricordo dove sta il generatore? Io sono sicuro. C'era un generatore qui. Non me lo sono immaginato. Io mi ricordo che fosse tipo in alto. Cioè, non troppo distante dal forno, io mi ricordo. Poi lì vedo de delle cose luminose, ma non è che capisco. Già. Abbiamo ucciso il cane. Senza vita, tra l'altro. Non posso andare a dormire col generatore spento, immagino. Sì, va bene. Non ho idea. Non ho veramente idea. Sto per morire e non ho idea del perché. Non sono morto. Anzi, mi ha ricaricato la vita. Vabbè. Il generatore è qua fuori, è fuori la casa. Ma puttana la miseria. Ma no, non era questo. Posso costruire un pozzo. Adesso lo cerco. Non è possibile che non so. Ah, è nel. È in una cosa a parte. Però non è che ho capito granché, tipo. Cosa sono queste icone che ci sono sopra la mia vita, per esempio? Sono sopravvissuto per culo o ho fatto qualcosa? Almeno scavalcare funziona. Cioè, boh. Ok. Ah, quello era il quasi giorno. L'icona indica il tempo, l'orario. Ma non c'era prima. Vabbè. Allora. Se vado a nord posso spostarmi in quest'altra area, che magari serve a qualcosa. Magari no. Un tasto per camminare non mi spiacerebbe. Cos'è questa cosa? È una pietra. Porca troia. Funghi velenosi. No! Non ho armi per difendermi, come faccio?
Cioè, sono sopravvissuto a quel cane di prima per culo. Funghi velenosi non li devo manco calpestare, non li posso raccogliere. Non posso scavalcare questo coso. Questi sono altri funghi velenosi. Io sono qua, ok. Qui è pieno di funghi velenosi, devo stare attento almeno. Ok, ho trovato un sacrario. Non mi ha attaccato. Scappato via. Ok. Ma non è che sono del tutto casa bruciata. Un alce. Sono pericolosi le alci. Perché dovrebbe attaccarmi? Quale motivo? Non ho fatto niente, non mi sono manco avvicinato. Porca puttana. Ok, questa è la casa bruciata comunque. Ho trovato un nuovo oggetto che sono i funghi dall'aspetto strano. Porca puttana. È che non si vede un cazzo, non si vede. Ok, quindi ho un sacco di legno e posso farne a meno. Out. Tetrachi sia. No. Ok, quindi è chiuso. Get the fuck out. E non ho la chiave. La gasolina mi serve. Non come l'ultima volta, però vabbè. Allora, io mi trovo qui. E quindi mi serve una chiave se voglio attraversare questa casa e arrivare dall'altra parte. Una chiave che non ho minimamente. Il track è quello. Comunque non lo posso raggiungere. Ok. Sto cominciando a. Sono intrappolato qui da entrambi i lati. Perché da una parte c'è. Ci sono gli insetti, quei cosi, e dall'altra. Ci sono. C'è chiuso. Quelle rocce sono rocce, usa le torce. Non è una scheggia di ossidiana nell'inventario, no. A che le uso a fare le torce, scusami? Per fare cosa? Cioè potrei usarle per. Magari per quegli insetti, ma secondo me no. Questo è il coso di prima. Ok, quando mi vede scappa. E se lo seguissi?
parte stare in mezzo ai funghi velenosi, cazzo. Non ho nemmeno come curarmi. A meno che non continuo le pillole, ma non penso. Ma le pillole servono per respirare meglio. Bene. Sarebbe stato meglio saperlo prima. Mi serve roba per curarmi, però. E con i chiodi non me ne faccio niente. Cioè, ok, qui trovo solo chiodi e altro, va bene. Prendere le pillole non è stato utile. Sento dei passi. No, di nuovo l'alce. Dove mi trovo? Ok. Case bruciate. Qui ci ho già guardato. Quello non lo so. Abbaiare è un bruttissimo segno. Cazzo! Adesso mi servirebbero le pillole. Ha voglia a chiodi che posso prendere. Ok, questa è la casa, dice. Allora, reggi queste bottiglie un attimo. Magnifico. La bottiglia le posso pure usare come arma. Non ci avevo pensato. C'è nessuno? Ok. Ok, questa era l'entrata che diceva. Benzina mi serve. Pacchetto di sigarette, ok. Altri fiammiferi. Cosa sta so piove. Sta piovendo, seriamente. Ok, ho preso i funghi. Cosa? Cos'è stato? Cosa mi ha colpito? Era una tagliola. Puttana la miseria, altri funghi. Entrare nei tunnel sotterranei, ma faccio una cosa buona? Secondo me no.
Una tagliola, maledizione. La fitta tagliola dell'ingiuria. C'è un codice sul pacchetto di sigarette. Aspetta, allora mi interessa. Ah, le posso guardare. Non credo che mi sia utile. Che era la sassaia? Sì, lo so. Siamo tutti colti qui, certo. Ovvio che lo siamo. Cosa pensavi? Ho bisogno di una sorgente di luce. Ok, batterie. 1987 l'anno. La sorgente di luce ce l'ho ed è questa. Penso che sia meglio la batteria. Non cioè no, la torcia la posso solo lasciare, non la posso portare per farmi luce. Non voglio starci qui. Posso craftarmi una torcia se avessi delle planche di legno. Tipo queste. Ok. Allora, devo buttare qualcosa. Tipo, il fungo. Ok. No. Ok. Madonna. Quanto è macchinoso tutto questo. Però abbiamo la torcia. Ok, non puoi neanche controllare la mappa quando sei all'interno di un dungeon. Qui il passaggio è bloccato dalle radici. Farmelo senza luce sarebbe stato veramente troppo. Lì c'è qualcosa. Attenzione, attenzione. Solo una luce. Cazzo! Ho schiacciato dei funghi velenosi, ma non li avrei visti mai. Bene, ho come l'impressione che questa sia una cosa importante da aprire e che averla visitata fosse utile per... Oh no, oh no. Oh cazzo, aspetta. Mi sta crollando il...
il palazzo alle spalle, cioè il palazzo, la struttura, insomma. Oh, cazzo! Provato a difendermi. Bene, stavolta sono morto sul serio. Ho perso buona parte del mio inventario. La penalità per morire è perdere l'inventario. Perché non riesco a... il letto. Porca troia, maledizione. E che goffo il personaggio, porca troia. Ma vaffanculo. Avanti, cos'è che posso cucinare? Posso estrarre l'essenza da questi. Per farci cosa esattamente? Non so manco cosa sia. Tu nel peso dell'anima, sì. Vediamo come funziona questo tagliare. Non sono goffo io, è goffo tutto. Ok. Questa è un'arma, però. I chiodi non mi mancano, cazzo. Madonna, ho perso tutto l'inventario. Ok, per il momento è giorno. C'è sempre stata sta roba qui? Puttana. Penso che sia furbo liberarsi di inventario in questo modo. Ok. È un bel po' open tutto questo. Lost Inventory, quindi se io ritorno lì sotto posso recuperare la mia roba, questo è importante. E allora, prima metto tipo nell'armadio un po' di roba. Oh. Allora. Qua, per esempio, potrei metterci tutta questa roba che... sommato non mi serve, tipo le pietre. Ok, quindi già che posso recuperare il mio inventario è un'ottima notizia, perché mi serve. Va bene, riproviamoci. Stavolta siamo armati. Nelle difficoltà più alte c'hai un numero limitato di vite oppure una vita sola. Mentre qua la penalità è che perdi l'inventario. Oltre a quello che già stavi facendo. Questi li prendiamo, che l'ultima volta li ho lasciati. Domanda.
che la faccio sempre ormai, questa è la cosa che mi ha... fatto male prima. Vi sta piacendo questo gioco? Che poi tra l'altro adesso posso craftare... gasolina. Posso sicuramente craftare un altro lockpick, cioè un lockpick che mi serve per... che ho trovato tante cose chiuse che non potevo aprire perché erano chiuse. Allora, io sono morto qua. Non proprio. Sono morto un po' più avanti di qua. La domanda è, colui che mi ha ucciso è ancora vivo? Sono morto, tra l'altro. Questo cadavere non è il mio, pazienza. Sono morto proprio in un posto di merda. Che in realtà sono corridoi, quindi da una parte sarebbe anche più facile ritrovare il mio cadavere. Dall'altra non ho veramente idea neanche di che cosa sto cercando. Ok, questa è la porta. Qui c'è stato tipo il terremoto. E poi ho cominciato a scappare. Tipo di qua. Questo non è il mio cadavere. Sono io. Carne strana. Non sono io. E non ci posso camminare sopra. Ok. Qua non c'è nulla. Ok, mamma maledizione. Aspetta. Mi è sembrato di aver visto qualcosa. No, questo fungo l'avevo lasciato io. Vaffanculo, eccola la mia roba. Benissimo. Fantastico. Mi sono ripreso la mia roba. Ora devo solo cercare di non morire di nuovo. Posso craftare torce? Sì. Lockpick no, perché ho lasciato l'altro. Però posso craftare questi per curarmi. Ok. Va bene, ma craftalo lo stesso perché sono... Vabbè, mamma mia, che imbecille che sei. Perché ce ne sono due, tra l'altro? Non era quello che volevo fare. Puttana la miseria, ho fatto una torcia quando volevo fare... Che mi serve pure la torcia, però... Io volevo fare il coso per curarmi. Cos'è stato? C'è qualcosa di tutto questo che non ha valore?
Devo tornare al mio nascondiglio prima di notte, ok. Va bene, ho capito. Torniamo al. Dio, ma c'è sempre stata sta cosa? Puttana la miseria. Che mi sono perso? Sono morto. Morte. Sarà scivolato un piccione. No, quindi non avete, nessuno ha un'idea di quanto vi stia piacendo questo, cioè di quanto, cioè su questo gioco avete qualche parere? Curiosità. Comunque, il fatto che non sai. Questo è tipo un labirinto. Si sta facendo notte comunque pare. Quindi è meglio che io mi diriga di qua. Ho sentito un suono che non mi è piaciuto. Generatore l'abbiamo acceso. Se il mio armadio possiamo mettere tutta la roba che ne. Oddio. Ah, il lockpick già ce l'ho. Ok. Sacco di cose inutili. Però posso costruire un altro lockpick se faccio così, immagino. Ah, non sono la stessa cosa, mannaggia loro. Avrei dovuto metterci la gasolina, va bene. Ok, non c'è più spazio manco lì. Posso dormire adesso che. Cioè, non posso dormire comunque. Quante ne ho? Zero. Allora, non c'è legno qui. No, no, oh, un colpo gli volevo dare. Non è da live, dici? Mi sembra strana come affermazione. E questo chi cazzo è? Sì, si muore, ma perché non si capisce? Ma non è facile guardare dove metti i piedi, è un cono visivo minuscolo. Dici che non è da. Che vi siete rotti le palle veramente di questo? Devo trovare qualcos'altro? Ok. C'è questo. Allora, vediamo che cosa. Cazzo, l'orologio però mi piacerebbe.
Proiettili del fucile addirittura, quindi ci sono le armi. Uovo rosso, proiettile. E io che cosa che gli posso dare? No, ok, non ho niente che valga quanto un orologio. Potrei provare ad attaccarlo, però ho come l'impressione che non sia una buona idea. Questa è comunque casa mia, sì. Questa è roba mia. Potrei dargli chiodi. Chiodi su chiodi. Quindi questo rimane a casa mia, fammi capire. Allora. Se voglio arrivare a 300, però mi servirebbero l'equivalente di 300 chiodi. Ok, le rocce valgono letteralmente zero. Lockpick mi serve. Questa era la roba, ok. Allora, la carne è cucinabile. Però dato che rozzo overtime, gliela posso dare subito. Vediamo cosa posso. Ok, no, non vale niente il fungo, ok, quindi non glielo do. Posso dargli i chiodi. Il pane onestamente me lo terrei. Un po' di benzina posso dargliela. Tra l'altro, ovviamente vale di più quando è lui che la vende. Ok. Le rocce non valgono assolutamente niente. Ok. In base alla reputazione posso pagare di meno, credo. Beh, se vuoi del legno te lo potrei dare. Ah! C'è pure un limite a quanta roba gli. Madonna. Ah, io non glielo voglio dare il mio lockpick, per esempio. Questo vale 5. Questo è la stessa cosa. Ok, cioè, gli potrei dare la torta, ma. Puttana miseria. Ma i soldi non li hanno inventati. Non sarebbe meglio usare i soldi? Come fanno le persone normali? Allora, proviamo a dargli la gasolina, magari. La torcia già gliel'ho data, non ho niente che valga 92.
Porca troia. Se cucinassi la carne? Allora, quando raggiungo 50 essenza posso farmi una dose, ma a che mi serve? Insomma, manco a cosa serve una batteria per dire. Vale 25. Io sono presissimo, ora vi cago, eh. Ci sto capendo niente, però c'è da dire. A che mi serve sprecare la corrente? Lui c'è sempre. Qual è lo scopo? Uscire dalla foresta. Non esistono i soldi. Allora, praticamente lo scopo è ritrovare la chiave che serve per uscire dalla foresta, ma io non... Cazzo, però mi piacerebbe averlo quell'orologio, eh? Mi fa un sacco gola. Probabilmente è troppo presto, mi viene da pensare. Però mi dà un senso di intimo tepore la sua presenza, mi fa piacere. Allora, mettiamo via questo. In effetti, ora che ho un lockpick, potrei esplorare e trovare quei cosi chiusi che non ero riuscito ad aprire in mancanza di lockpick. Questi sono funghi velenosi. Allora, sarebbe opportuno che tu li potessi rompere questi funghi per non calpestarli. Cazzo di... una pietra luminescente? Cos'è questa pietra? Vale 130. Dove sto andando? Allora, se seguo il sentiero arrivo alle case bruciate. Le case bruciate avevano qualcosa di chiuso a chiave, adesso non me lo ricordo. Sì, lo so che non ha senso uscire dalla foresta con una chiave, ma per il momento... Cioè, non dovrebbe neanche essere complicato uscire da una foresta, punto. Comunque questo è un po' un survival. Allora, mi piacerebbe poter prendere la mia arma che però è stata spostata. Vattene fuori dal cazzo. Bene. Quando usi un'arma al posto della torcia è molto più facile, è solo che non ce l'avevo pronta, porca troia. Cosa stavo facendo? Questo. Ok, trappola per orsi. Una batteria. Fiammiferi. Ok. Quindi le pietre sono la cosa che ha meno valore.
anche i fiammiferi tutto sommato. Comunque con un'arma ci si può difendere. Dove ci troviamo adesso? Qua. Quindi la casa bruciata è più giù. Però io non ho altri lockpick. Azzardati, va. Cane di merda. Perfetto. È pieno di cani qui. Ok, è lì il cane, va bene. Allora, l'inventario è molto limitato. Io volendo posso... No, non posso mettere... usare il cane come armadio. Mi sembra anche giusto. Tu, qualsiasi cosa tu sia, sarebbe bello ucciderti. Torniamo a casa. Qui c'è qualcosa? Niente. Comunque questo è abbastanza open a quanto pare. Non mi rompere i coglioni, sai? Che è anche difficile da... Trattore rotto. Dove sono finito qua? Beh, ok, c'è da esplorare e trovare cose. E sopravvivere alla notte. L'illuminazione è fatta parecchio bene. La mappa ti dà un'idea vaga di dove sei, ma non precisa. No, se n'è andato. Adesso che c'ho tutta sta roba. Allora. Ok, posso craftarmi un lockpick, fantastico, ma non hai spazio, maledetto coglione. Quindi la pietra lucente penso che sia una buona idea metterla lì. La benzina io la metterei qua, però non so se poi magari mi serve per... Vabbè che se droppo le cose forse rimangono a terra, eh. Allora, proviamo a cucinare la carne che c'ho. I can't cook this. Non lo specificano. C'è il prologo, ma il prologo è relativamente comprensibile. Questo gioco è un sacco divertente. Ogni giorno c'è un corpo senza vita da esaminare. È un coniglio, tu dici? Ok, qui posso metterci roba, però.
Allora, sarebbe comodo, per esempio, poter lasciare la benzina. Qui vicino. Posso usare questo cadavere come inventario? Ok. Ho appena sentito abbaiare di nuovo. Allora, se io volessi riparare il pozzo, mi servirebbero 4 cosi di legno. La workbench la posso utilizzare. Posso fare. Se trovo. Non so che cazzo è questo, però. Antidoto. Bende. Ah, questo è per le ferite pesanti, ok. Beh, allora. Ripara oggetto. Oppure upgrade. Oddio. Cioè posso aggiungere dei chiodi per fargli fare più danno. Posso renderlo più leggero e più duro. Minchia, però sarebbe utile leggere cosa sono queste cose, che magari a volte uno si confonde. È abbastanza un casino. Più leggero e più duro, sì, esatto. Fa un po' strano. Allora, mi posso potenziare l'inventario? Vediamo se c'ho del legno da qua. Quasi quasi proverei a giocare con la tastiera. Che forse ha più senso. Minchia, piove. Ah, ma perché non ho modo di esaminarle queste cose col controller? Mi serve del legno, no? E qui non ce n'è. Mi serve una sega per fare. E non ce l'ho, comunque, quindi anche volendo. La trappola per orsi è sicuramente utile. Casino. Mi piacerebbe capire quando fa notte, tra l'altro, però probabilmente prima si notano i colori del tramonto. Mannaggia a te.
Credo di voler imparare a giocare con la tastiera. Perché col controller mi fa non lo so, mi sembra più impacciato. Perché è più difficile camminare invece di correre. Correre è un po' come camminare, solo più veloce. Non è vero che il controller è sempre più impacciato. Cosa fa più male, una rima impacciata o una mazza chiude? In che senso? Fa più male la penna della spada, questo è sicuro. Comunque ci sto giocando da più di 2 ore. Oh, finalmente ho trovato una location nuova, Brook, che non so cos'è neanche. Allora, forse le skill le apprendo, ok. G e Journal, non ho chiavi, benissimo. C'è Jay e Journal. Ok. Sembra un sentiero. Una sedia. Sono venuto fin qua per ottenere una sedia. È una lampada che è spenta, ovviamente. Baciare una mazza chiodata. No, dai, va ancora avanti. Qual è il tasto per prenderli rapidamente? Non c'è. Doppio clic? Tasto destro? Tasto centrale? No, le ho buttate a terra? O le ho prese? Ma porca troia. Ora dovrei imparare a giocare da capo praticamente. E già era un casino. No, no, no. Generatore. Ok. La faccenda si fa più interessante. Oh, dai, voglio uscire da sta. Devo ritornare. Ma sbaglio o c'era qualcosa a terra? Pillole. Ok, le ho prese. Madonna. Non riesco a passare. Ok. Molto bene. Finalmente c'è luce. In qualche modo.
generatore ha pochissima benzina, non so se mi conviene conservarla. Tra l'altro sento un cane, che questa cosa non mi fa piacere per niente. Vai via. Cane di merda. Quindi, magari adesso posso andare verso casa mia. Oh cazzo! Non me ne ero mica accorto. Cane morto. Ma perché non... Cioè, adesso è complicatissimo a prendere la roba. Ok, allora, prendi. Anche questo è importante, lo prendiamo al posto di un fiammifero. Bene, ora devo solo capire come tornare a casa. Figurati. Non poteva andare diversamente. È questa casa mia? Penso di sì. Aspetta, dov'è che sono? Sì. Ok, generatore. Magnifico. Generatore acceso. Letto ovviamente inutilizzabile. Qui è dove mi hanno teso l'agguato. Allora, ho abbastanza carne. Pericoloso cucinare durante la notte. Si vede nulla praticamente. Ho pochissima vita, non posso dormire. Mi attaccano comunque. Perché non ho fortificato forse le cose. Vediamo se adesso posso scambiare magari. Tre cani, leone impavido. La sedia è fondamentale. Con l'inganno della cadrega uccido. Ok. Allora. Ok, devo ritrovare il mio cadavere, comunque, che era da queste parti. Perfetto. No, vediamo se posso cucinare. Ah, la carne non si può cucinare. Ok. La carne a cosa serve? Ah,
come esca. Ok. In qualche modo dovrò migliorarla la reputazione, però. Questo non vale più un cazzo perché è tutto rotto adesso. Beh, potrei anche fare una run di Isaac comunque, se... cos'è stato? Se vi state annoiando a vedermi soffrire qua. Ah, qui posso depositare roba? Anzi, visto che siamo qua, time freeze. Ah, il tempo non sta passando. Magnifico. Magnifico, magnifico. Allora, dovrei usare questo come deposito probabilmente. Vediamo. Sì, ha senso. Ok, ha senso. La flashlight immagino sia meglio delle torce. Cominciando ad avere tutto più senso adesso. Cioè, posso usare la carne di cane per attirare i cani. Allora, ha molto più senso mettere la mia roba qui, quella che mi avanza. Se trovassi una sega potrei trasformare in qualcosa di utile. Quel legno lì. La pietra lucente la possiamo mettere qua. Che è quello che vale tanto in effetti, quindi potrei anche... Posso esaminare? Ah. Beh, la venderei onestamente, non gli vedo molti altri utilizzi. Ok, cos'è che vale di più? Alcol che posso fare? Ah, lo posso bere! Non avrei dovuto. Fatto. Ok. Ok, quindi così le mangi le cose, non c'è bisogno che le equipaggi. Utile. Avrei preferito saperlo prima, però utile. Se non è la batteria è meglio che me la conservo. Va bene, vediamo se riesco a comprarmi un orologio. Sicuri. Buonanotte. Se riesco a comprarmi l'orologio. Questi. C'è un modo per fare tutti?
Non c'è? Devo usare il controller per forza. No, la flashlight mi sembra troppo buona. La trappola posso farne a meno. Sono comunque nella merda, ok? Potrei anche vendermela la flashlight, in effetti. Non volentieri, però. Me le posso comunque rifare queste cose. Per poco non ci arrivo. Ok, più 10. Quindi così siamo 0-0 e va bene. Spero che questo orologio non si rompa, porca puttana. Invece mi sa di sì, perché questa barra bianca è la durata, cioè la vita dell'oggetto, mi sa. Non lo so. Io. Cioè, a meno che lui non abbia delle chiavi da vendermi, ma non penso. Ma sono due quelle tonde che ti curano la stamina e quelle cilindriche. Che dici, me lo prendo? Che dite, me lo prendo l'orologio? A me sembra piuttosto utile. Piacerebbe capire come funziona. Beh sì, dai, me lo prendo, fanculo. Ah, e vedo l'ora in alto a destra. Magnifico. Quindi posso depositare qui la roba che non mi serve. Ma perché? Porca troia, sti comandi. Quindi se io equipaggio l'orologio, assolutamente niente. Ok.
L'orologio basta tenerlo in inventario. Tante storie per un Casio. Beh, oh. È utile sapere che ore sono. Va bene. Ah, no, allora no. Allora aspetto il prossimo salvataggio. Oh, se vedete il salvataggio io non lo noto, ditemelo, eh. Comunque, finché non metto piede fuori dalla casa, il tempo non riprende a scorrere. Cioè, fuori da questo recinto, immagino. Sarebbe figo riparare il pozzo. Però non so a che mi serve. Ah. Aspetta. Ah, e mi costa pure carburante fare sta cosa. Mamma mia, che brutta cosa. Ok. Proviamo. Ok, quindi qua mi posso curare, bevendo al pozzo, immagino, se non si rompe. È un gioco molto complicato. Sembra veramente figo, però. Sembra veramente figo, però è molto complicato e ho difficoltà a starci appresso. Non è il mio ideale di horror, mettiamola così. Questi me li posso riprendere. Come? 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 Qual è il tasto? Perché non c'è un tasto per prendere le cose rapidamente? Perché su controller sì e su tastiera no? Mi ha abituato troppo bene. Quindi aspetta, ma il carburante va messo nel generatore? No, va messo dove ti serve. Come si fa l'inventario adesso? Aspetta, guardiamo le opzioni, ci saranno i tasti. Muovi, azione primaria, azione mira, attacco secondario, tasto centrale, ok. Dodge, reload, inventario e tab. C'è il dodge. Ok. Questo è l'inventario, quindi. Inventario, perché mi serviva? Perché dovevo mettere la gasolina qua. Ok. Quindi
Vediamo se ho capito. Va bene così. L'aspetto più figo, ma in generale l'atmosfera, l'uso che fa della grafica e del sonoro che ti omette tanti elementi. Ah, puoi berci una volta al giorno. Che cazzo! Però non mi piace che non si spieghi, però comunque contemporaneamente penso che non ti puoi mettere in delle situazioni in cui perdi, perché anche, cioè, nel senso, non che perdi definitivamente, perché penso che questo sarebbe importante. Già, se solo avessi il codice, non penso di. Penso che comunque è un gioco dove vai avanti. 1987. Potrei provare. Non vedo perché dovrebbe aver senso. Pacchetto di sigarette. Non credo che ci sia niente di utile qui. Dei funghi, non so se mi è servita la foto della strada. No, è questo. Direi proprio di no. E non ho skill. Sono 8 minuti dall'ultimo salvataggio. Io spero che mi faccia un salvataggio. Ancora non mi sta. Cioè, non è ripartito il tempo. Ora è ripartito. Il tempo non passa quando sei nella mappa. Cioè, lo sento, ma non lo vedo. Questo coso si sarà praticamente rotto. Io ho come ripararlo ora che ci penso. La Fiat 120. Dove l'hai vista? Nel journal. Questa. Quella bianca, ok. Questa è una Fiat 126, ok. Quando è che salva? Perché io vorrei chiudere. Sì,
senza dover rifare quello che ho già fatto. Allora, probabilmente quello che devo fare adesso è trovare la chiave per l'affare che c'è qui sottoterra, quella porta blindata. Che ovviamente non ho idea di dove dovrei cercare. Sì, comunque con mouse e tastiera probabilmente ha più senso. Bene. Tranne quando ti trovi qua. Perché qua è più comodo fare così. Dov'è che mi trovo adesso? Nella zona delle case bruciate. Qui c'era roba che non potevo prendere, mi sembra che l'ho dovuta lasciare. Non so neanche dove sono. Più o meno da queste parti sarò. Cioè non si vede, cazzo. Dov'è che sono qui? Ok. Non so che cosa ho ucciso. Allora, una cosa che non ho provato a fare è quella di accendere il generatore qui. Perché immagino ce ne sia uno da qualche parte. E magari con la lampada si spaventano gli insetti. Potrebbe essere il prossimo step. Quindi devo trovare il generatore. Ok. Vediamo se questa cosa ha senso. Temo proprio di no. Non c'è tantissima benzina, ma un po' c'è, quindi esploriamo questa abitazione. Già. Potrei mettere l'anno corrente, l'unica cifra che ho.
Eppure sicuramente è quello che devo fare. Mi serve un codice. Quando è che salva? Oppure devo rompere questa porta, ma non penso. Diciamo, questi buchi che non sembra che facciano nulla. Questa porta è chiusa a chiave. Se provo a romperla, mi servirà parecchia forza per rompere questa porta, però lo potrei fare in alternativa. Non so. Si andava tirando una leva, la prima macchina che hai guidato. Madonna. Metti la data che hai trovato sul giornale. L'unica cosa leggibile è il 1987, che mi sembra che ho già provato senza risultato. Riproviamo che magari ho fatto male, però. Non ha senso. Cioè non c'è niente che mi indica. L'unica idea che ho appunto è questa qua dell'aprire questa porta. Però la devo prendere a sprangate finché non si rompe. Non credo che sia questo che devo fare. Posso lanciargli un flare, ma non credo. Già, non fa proprio un cazzo. Non posso neanche cercare questo cadavere. C'è sicuramente qualche area tipo, probabilmente qua non sono stato e non ho trovato quello che dovrei cercare, cioè quello che. Sì, insomma. Sono le 14, ancora è presto. Non vedo autosalvataggi, quindi devo continuare per forza se non voglio perdere quello che ho fatto. Però volendo. Ok. Questo è nuovo. Questo era il tizio che è scappato prima. Ti interessa, vero? Posso parlarci.
Ma non ho il... E se voglio traddare lui cos'ha? Toolbox? L'orologio che per fortuna non me lo fa pagare di meno, se no mi incazzavo. Ok. E qua salva. Bello il fuoco, eh? Cioè, volendo io lo potrei pure attaccare. Perché mi fa la barra della vita sotto. Wow. Chi è questo? È un lupo. Un lupo che ho incontrato. Penso che sia quello là che avevo visto prima al sacrario, che appena mi vedeva scappava. Però non sono sicuro che sia lui. È un sacco figo. Ah, cosa mi ha detto? Guarda, mi ha dato... Mi ha dato un appunto. Tipo che devo provare che sono degno. Cioè lui mi ha detto che mi può aiutare, però prima devo arrivare alla foresta silenziosa. Cioè devo provare il mio valore alla foresta silenziosa. Comunque sì, è un gioco abbastanza complicato. Penso di potercela fare. Cioè lui mi ha dato qualcosa. Vedi, mi ha detto che mi aiuterà a riavere la mia chiave indietro, però devo arrivare dall'altra parte della foresta. E mi ha... 21, non so se è utile. Interessante però. Ma speravo che mi avesse dato... Ecco, mi ha scritto questo. Cioè che io devo arrivare qua, solo che non ho come arrivare qua perché non riesco a oltrepassare questa entrata. No, la porta che stava sottoterra è questa. Che mi serve un codice, quindi probabilmente devo continuare a esplorare per trovare il codice per arrivare lì. Non lo so, se no. Tipo qua io sarei andato, però qui ho trovato il campo suo. Ok,
Quindi non mi ha detto niente di nuovo, però mi ha fatto piacere che ci fosse un personaggio.